Amici di Onda Libera TV, siamo a Pesaro, presso l'Istituto Alberghiero, dove continuano le iniziative del tema cibo e legalità. Nei precedenti incontri è stato affrontato l'argomento dal punto di vista, possiamo dire, teorico, cioè sulla legalità, eccetera. Oggi invece abbiamo avuto un incontro dove concretamente si è parlato dell'applicazione concreta della legalità, per cui repressione delle frodi alimentari. Siamo con il capitano Sborgia. Il capitano Sborgia è del nucleo antisofisticazione dei carabinieri di Ancona e il luogotenente Mareglino, sempre del medesimo nucleo. Ecco, allora, capitano, ci dica il ruolo dei NAS in questo delicatissimo campo. Settore. Certo, il ruolo dei NAS è particolarmente incentrato sulla prevenzione di ogni tipo di frode alimentare e sulla repressione. Come viene attuata, come si attua la prevenzione e la repressione? Attraverso quelli che sono i controlli, quindi controlli puntuali, controlli che partono sia dal soggetto magari che ha posto in commercio l'alimento, fino poi a risalire a tutta la filiera, a tutto l'iter, l'itinerario che ha seguito quel prodotto, quindi fino ad arrivare al produttore, ovvero se si tratta di un prodotto di provenienza estera, all'importazione di quel prodotto. Per cui è chiaro che i controlli sono l'unico strumento che ci consentono di accertare se quel prodotto che viene poi immesso nel mercato è rispondente e risponde a tutte le normative che regolano il particolare settore. Certo, il vostro compito è tutt'altro che facile, visto anche la commistione di normative in campo europeo, dove non tutti i paesi hanno le medesime norme e i medesimi livelli di sicurezza, diciamo, no? Per cui il vostro è un lavoro particolarmente delicato. Diciamo che l'Italia è sicuramente il paese con una normativa molto molto rigida per quanto riguarda la sicurezza degli alimenti. Sicuramente il consumatore italiano può essere sicuramente, diciamo, è avvantaggiato dal fatto di avere una normativa che gli garantisce che ciò che sta consumando ha superato tutta una serie di controlli che partono sia dall'azienda produttrice, sia da tutti quegli enti che sono preposti poi a vigilare a che quel prodotto sia immune da ogni sostanze nocive o comunque non sia, diciamo, che sia dannoso per la salute. Quindi sotto questo aspetto è chiaro che possiamo vantare forse una normativa molto più puntuale rispetto ad altri paesi europei. Questo garantisce chiaramente sia il consumatore finale, quindi italiano ovvero estero, della qualità del prodotto, ma garantisce anche la stessa impresa produttrice che ha sicuramente da questa serie di controlli il vantaggio di poter apparire nei mercati sia italiani che nazionali come sicuramente punto di riferimento di qualità. Luogotenente Mareglino, ci parli poi di qualche operazione recente, perché sulla stampa recentemente abbiamo letto di tanti interventi sia dei NAS sia della finanza e di altri corpi militari dove grosse frodi alimentari sono state scoperte. Diciamo. Sì, le frodi sono tante in ogni settore. Mi sovviene l'ultimo un po' particolare, quella dell'utilizzo del perossido di ossigeno, cioè una sostanza tende a, diciamo, rendere più vivo il prodotto, in questo caso il prodotto ittico. Nei prodotti ittici, dove serve a evidenziare anche un prodotto che magari ha avviato un certo stadio di alterazione, ma con questo prodotto lo rende vivo e quindi più appetibile all'occhio del consumatore. Il discorso è particolare perché questa sostanza, che può essere normalmente utilizzata perché serve come per la pulizia degli utensili eccetera, però in questo caso
state utilizzate impropriamente però per, diciamo, falsare quello che è la genuinità del prodotto. E quindi che significa? Cioè che bisogna porre attenzione proprio in quel determinato momento a cogliere, diciamo, sul fatto. In più, tra l'altro, era una sostanza che veniva da uno stato estero, quindi anche la tracciabilità di questa sostanza da dove veniva. Quindi non solo sul, diciamo, su quello che produce, ma anche gli utensili e quello che serve a, diciamo, a produrre la sostanza alimentare, quindi la sua manipolazione e tutto il resto. Ma certo, questo è uno dei tanti, ma anche sul trasporto di questi prodotti. Come un altro caso, quello sempre nel settore ittico, di andare a verificare, cioè, che effettivamente un sottoprodotto, cioè un prodotto ittico non più utilizzato, ma che deve essere, diciamo, smaltito, essere, diciamo, riutilizzato in altri campi. Sottoprodotto perché serve come materie prime per altre attività, quale per esempio come fertilizzante, mangimi eccetera, invece era rimesso impropriamente nel mercato, facendo risultare che invece andava un uso improprio di un prodotto. Ecco, quindi non solo sul prodotto in se stesso, il vostro lavoro, e quindi andare a scovare questa, ecco, la tracciabilità da quello che è il consumatore finale, che lo vede sulla tavola, quindi dal ristoratore al ritroso, e tutta la tracciabilità del prodotto fino al produttore, o se viene anche dal paese estero. Bene, grazie per questa vostra testimonianza, complimenti per il lavoro svolto che è sotto gli occhi di tutti, per cui grazie a voi. Grazie a voi. Amici di Onda Libera, un saluto.